E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi in un nuovo video sullo sniping perché ho visto che vi piacciono veramente tanto e visto che l'ultima puntata vi ho portato dei giocatori veramente assurdi, quindi se la siete persa andate a vedere perché ho visto che tanti sono stati molto felici dei giocatori che ho provato e trovato. Ragazzi, prima di cominciare però vi consiglio di mettere like perché se arriviamo a 60, no facciamo 70 raga, visto che questa serie vi piace facciamo 70. E domani o dopodomani dovrei portarvi un altro video, questa volta però un filtro per lo sniping, quindi non solo dei giocatori ma dei filtri proprio che sono più facili da utilizzare. Allora raga, vi devo fare il video molto molto veloce perché devo andare a lavorare, infatti tra poco devo andare a lavorare, quindi i giocatori che vi consiglio ve li farò vedere poco, quindi non vedrete tante sniperate perché devo andare. Comunque, il primo che vi consiglio è Leighton Baines dell'Everton, il TS inglese. Allora, un prezzo di mercato, la facciamo così, a 1700 si vende entro il minuto, anche subito, quindi entro i 30 secondi. Quindi noi ci mettiamo un attimo a 1600 e proviamo a sniperarne qualcuno. Vi dico che ultimamente non sto giocando tanto a FIFA perché sto aspettando che appunto escano i Totti che sono usciti ieri sera per voi. Quindi adesso rinizierò a giocare tanto perché avevo venduto la mia squadra. Avevo detto alla mia squadra perché aspettavo che i prezzi si abbassassero, infatti si sono abbassati tanto e quindi ci ho guadagnato un sacco a vendere la squadra e poi ricomprarmela adesso che sono usciti i Totti. Infatti appena i prezzi caleranno ancora un po'. Ma raga, sembro ritardato, minchia, ho perso proprio lo sniping come lo si può fare una volta. Adesso i prezzi sono abbassati quindi voglio appunto ricomprarmi la squadra, mi farò una bella bella squadra, ve la porterò intorno al milione di crediti perché comunque più o meno adesso ho 1 milione di crediti tutti fatti un po' con lo sniping, un po' con la compravendita e con il resto. Raga, mi sto innervosendo perché puttana Eva. Purtroppo non giocando tanto a FIFA mi sono ritrovato a sniperare solo nei momenti in cui faccio i video e quindi mi trovo non allenato. Mi scuso perché veramente non sniperando, io sto giocando moltissimo a Fortnite ultimamente, infatti si vede, cioè lo potrete vedere da adesso, da come sniper. Purtroppo non posso stare tanto qua a sniperare perché devo andare a lavorare, quindi come vi ho già detto faccio 100 tocchi a ciascuno. Così vedete anche più o meno quanti ne escono ogni 100 tocchi. Adesso vi dico, non è il momento adatto, adesso sto registrando a un orario non adatto. Però, ok raga, purtroppo di Baines non ne sono più usciti, ne sono usciti 3 che non sono riuscito a prendere perché purtroppo non sniperando tanto, mi ritrovo freddo con le mani, non mi trovo bene, quindi purtroppo non riesco a sniperarveli in live. Mi dispiace perché mi dà fastidio, però vedrò adesso che ritorno a giocare un po' molto più seriamente a FIFA, visto che mi ricompro la squadra, vi porterò sicuramente dei video fatti meglio perché a me, io vi dico, sono in primis a me dà fastidio. Vedere che non li sniper perché porto video sullo sniping quindi dovrei appunto sniperarli. Allora, il secondo che vi porto però, regà, è Jamie Vardy che non so che prezzo. Io lo sniperavo ieri, mi pare, perché ogni tanto sì, ok, gioco, però gioco poco. Allora, un prezzo di mercato intorno ai 3200, direi 3300. Sì, 3300 si mette entro 15 minuti, quindi volendo possiamo metterci anche 3300, tanto non abbiamo fretta, avendo già così tanti crediti non ho fretta di venderli. Quindi sì, posso mettere a 3200, però posso mettermi anche a 3300, tanto lo vendo entro 15 minuti che a me non cambia niente. Quindi mi metto a 3200, no aspettate, scusate, 3300, quindi ha 150 di tasse più qualcosina, quindi sono 170 di tasse, quindi dobbiamo metterci a 3100. Facciamo i soliti 100 tocchi, così vedete quanti ne escono. Jamie Vardy esce abbastanza spesso, bisogna trovare l'orario giusto, però. Che fastidio, raga, mi dà proprio fastidio, vi giuro, perché visto lo scorso video se ne sarà già accorto, è proprio una cosa che mi dà fastidio. Infatti voglio ritornare a sniperare seriamente perché queste cose sono tutti i crediti che io lascio sfumare perdendo del tempo. Ed è una cosa che mi dà veramente veramente fastidio per chi mi conosce, perché odio perdere tempo. Infatti, per quello che vi consiglio. Raga, mi sto innervosendo, sto cercando di tenere la calma, però. Allora, questo qua, vabbè, c'era già preso. Sempre lo stesso, raga.
Allora, sto un attimo qua che qua si snapperò più facilmente. Continuiamo con i nostri 100 tocchi. Comunque, contate che in 30 ne sono già usciti due. Quindi, più o meno ne usciranno almeno 6 o 7 al minuto. 6 o 7 ogni 10 tocchi. Che più o meno. 6 o 7 ogni 100 tocchi, scusate. Sono un coglione! Comunque vedete che Jamie Vardy esce veramente tanto. Puttana Eva, raga, mi scuso con voi perché mi dà fastidio. Mi dà proprio fastidio. Non avete idea di quanto mi dia fastidio. Vi darà sicuramente più fastidio a me che a voi perché io comunque qua vi devo solo far vedere che i giocatori escono. È solo per farvi una dimostrazione. E so che sembrerà che magari sono difficili da sniperare, ma in realtà sono facilissimi. Sono io che sembro ritardato. È solo quello. Fidatevi, raga. Fidatevi del gilbone. Mi è stata la connessione. GG. Raga, rifaccio partire tutto e ci vediamo tra poco. Ok, raga, sono tornato. Scusate, ma mi è stata la connessione. Sicuramente conoscete la mia situazione barra connessione. Siete nel gruppo Telegram, quindi non è che sto a spiegarvelo. E per chi non ci fosse, entrate appunto nel gruppo Telegram che parliamo spesso con. Parlo spesso con gli iscritti perché quando non so cosa fare, magari mi metto lì e parlo con voi. Raga, il terzo giocatore, il secondo, ve lo già consigliato, è Vardy. Mi scuso perché veramente sto sniperando di merda. Scusatemi, 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 ma purtroppo non giocando tanto a FIFA e non sniperando tanto appunto, mi ritrovo a sembrare un ritardato a sniperare. Allora, il terzo è Juan Fran dell'Atletico Madrid a un prezzo di mercato intorno ai 2100, 2000, no, 2002, 2003. Ok, si vende entro un'ora. Quindi 2002 si vende subito, quindi noi calcoliamo sono 100 di tasse, quindi dobbiamo metterci a 2000. Sì, 2000 sì, per forza. Soliti 100 tocchi, perché poi devo andare, raga, ho 10 minuti per registrare il video. Scusatemi, ma purtroppo voglio portarvi un video al giorno, adesso che posso. Perché poi avrò gli esami, quindi non vorrei. Juanfran rispetto agli altri due, devo essere sincero, esce un pelo più. Un pelo meno spesso, però esce anche lui molto volentieri, esce tranquillo, ci viene a fare un giro con noi, tranne adesso, adesso non esce mai. Raga, non parlo! No, raga. Non parlo perché era uscito anche a 1500 comunque. Non parlo, non parlo, non parlo, raga. Meglio non parlare in sti casi. Solo che voglio portarvi questo video perché adesso usciranno i totti, quindi questi filtri andranno un sacco, quindi voglio farvi fare dei crediti. E quindi non è che mi sono messo oggi pomeriggio a sniperare un po' per allenarmi, perché purtroppo non avendo, lavorando, fatico a trovare il tempo anche per sniperare durante il pomeriggio. Basta, 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 raga, mi sto incazzando. Non posso incazzarmi su un gioco, raga. Non posso incazzarmi su un gioco. È da stupidi incazzarsi su un gioco. Però mi fa innervosire. Raga, io voglio l'hashtag PrayForGilbe nei commenti. Raga, i 100 tocchi sono passati. Scusatemi, raga, devo andare. Scusatemi, scusatemi, scusatemi. Spero, fatemi sapere nei commenti se poi questi tre giocatori qua gli avranno portato tanti crediti. Fatemi sapere anche se mi avete sentito meglio perché ho comprato questo microfonino qua che dovrebbe farmi sentire veramente meglio. Quindi fatemi sapere nei commenti, uno, se avete fatto tanti crediti con questi filtri e due, se mi avete sentito meglio. E nulla, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.